I nostri ricordi partono da qui, da quel 12 aprile di 30 anni fa. Sulle tribune dello stadio Ansicora, dove il Cagliari, che affronta il Bari, potrebbe diventare campione d'Italia. Sono le 11 del mattino, i cancelli sono stati aperti da poco meno di mezz'ora. Non si viene in macchina allo stadio, si viene a piedi perché ci sono grossissime difficoltà per trovare parcheggio per la propria autovettura. Si viene presto perché i posti non sono numerati e quindi per avere un buon punto di osservazione, almeno da questa parte dell'anello delle tribune, bisogna arrivare per tempo. Accanto a noi tantissima gente, degli amici personali con i quali si è sempre fatto gruppo, ricordandosi bene il posto occupato nell'osservazione della partita, per cui uno a destra, uno a sinistra, un altro al centro, nella formazione tipo, in maniera scaramantica, per far vincere al Cagliari questa partita che potrebbe voler significare titolo italiano e primo e fin qui unico scudetto nella storia della società rossoblù. I cancelli aperti prestissimo, l'attesa spasmodica della città ma di tutta l'isola. Prima dell'inizio della partita ci saranno oltre 35.000 persone. La maggior parte ha trovato posto nelle tribune in cemento e nelle tribune in tubi innocenti e tavoloni, quelle che si usavano per fare il tifo pestandoci i piedi sopra. Tantissimi altri hanno trovato posto sui muri di cinta, sugli alberi che all'epoca circondavano lo stadio Ansicora. Stadio Ansicora che porta bene al Cagliari. Lo ha seguito nella sua risalita dalla Serie C alla B, dalla B alla Serie A e nel campionato di Serie A il secondo posto dell'anno prima e i vertici di quest'anno. Dietro di noi la Juventus che gioca a Roma contro la Lazio, quindi orecchie incollate alle radioline a tutto calcio minuto per minuto per sentire che cosa fanno i bianconeri nella capitale.